searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? Eccoci pronti per una nuova giornata motivazionale. Bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti e soprattutto benvenuti in un nuovo video motivazionale. Oggi vi mostrerò un pochino la mia serata, visto che in questi ultimi tempi, periodi, sono sola con 3 bimbi, tutti e 3 maschietti, perché mio marito è al lavoro fuori e quindi mi occupo di tutto io. Non è che prima mio marito chissà cosa facesse, però comunque mi dava una mano, anche magari nel mettere il pigiama a Jacopo, oppure se doveva accompagnarli a qualche parte, o magari la sera mi apparecchiava il tavolo. Insomma, comunque era un aiutino, non perché i bimbi non mi aiutino assolutamente, devo dire che ogni tanto anche loro mi aiutano, soprattutto quando glielo chiedo. Se non glielo chiedo, no, non mi aiutano, però sì, comunque dai, mi reputo molto fortunata. E quindi questa sarà un pochino la mia serata tra preparazione cena, pulizie e poi alla fine, diciamo, relax direttamente a letto. Non ho mai tempo di mettermi sul divano nel pomeriggio, nella sera. A volte ci sono momenti che riesco a mettermi un pochino la sera, però magari capita che si fa orario dove ho sonno e quindi me ne vado direttamente a letto. Comunque ragazzi, la prima cosa che faccio, vado a lavare sia l'insalata, era quella là nelle buste, gli ho dato una sciacquata molto veloce e poi mi vado a lavare l'uva. Come sapete io cerco sempre di lavarmi le verdurine in anticipo, da averle sempre belle pronte, e infatti nei prossimi video ho fatto un acquisto pazzesco di contenitori favolosi su Amazon, dove hanno il divisorio, hanno tutti i buchini per far respirare la verdura o la frutta, insomma sono veramente bellissimi e super buoni come prodotto, ecco. Poi vado a prepararmi una bella salsina guacamole. Questa è a modo mio, non so se si fa così in realtà, però è avocado che lo taglio e poi lo vado a schiacciare con una forchetta, ci metto all'interno 3-4 pomodorini tagliati a dadini piccolini, poi vado a mettere un pochino di cipollotto, oppure potete mettere anche la cipolla rossa o anche la cipolla bianca, insomma quella là che vi piace, però ci vuole, perché ci vuole ragazzi, altrimenti non ha sapore. E poi vado a condire il tutto con sale, olio e limone. E poi stasera andrò a fare vicino delle cotolette semplicissime, quindi impanate non nell'uovo ma nel latte e nel pan grattato, e poi vicino appunto l'insalatina di lattughino, se non erro, e valeriana. Sì, perché un po' di valeriana in questi ultimi periodi ragazzi ci vuole, un po' di tranquillità, comunque a parte gli scherzi. Quindi una cenetta super velocissima ma comunque saporitissima, e poi dopo si mangia. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close, but I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know. E poi per dopo cena ho voluto preparare un bel dolcino con la zucca. Ragazzi, ottima idea per far mangiare qualche verdurina ai nostri figli. Tanti anni fa vidi anche una ricetta di un dolce che si faceva con gli spinaci. Magari qualche giorno lo proviamo a fare assieme, però non so poi i miei figli se vedendolo verdino se lo mangiano, vedremo. Comunque questo qua con la zucca è venuto buonissimo, veramente super buono. Esiste, sapete, anche la torta di carote che io non la faccio veramente da tanto tempo, però l'ho fatta in passato ed era veramente buona. Anche questa qua con la zucca veramente ve la straconsiglio, soprattutto perché ai bimbi, così mangiano allo stesso tempo dolce e verdura, e loro praticamente se non glielo dite non se ne accorgono. Se glielo dite è normale che poi, come io dopo a Vincenzo vi farò sentire, glielo dico, però se lo mangia lo stesso perché era buona veramente. Io poi all'interno ci ho messo anche le goccine di cioccolato proprio per far sembrare il tutto, no, bello saporito. Beh, no, per far sembrare era saporito, però per non fargli capire un po' sto arancione. E gli ingredienti ve li lascio qua sotto, le dosi precise, e il procedimento man mano lo state vedendo. Comunque in una ciotola vado a mettere tutti gli ingredienti secchi, in un'altra ciotola, scusate, tutti i liquidi, e poi vado a versare gli ingredienti liquidi all'interno dei secchi. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. It's been so cold without you here. We barely said goodbye before you disappeared. Torta infornata, e poi vado a pulire il mio tagliere che ho presi tempo fa da Ikea, solamente 10 euro e di una comodità veramente pazzesca, e lo vado a pulire o con metà limone quando magari ce l'ho, che ho fatto come in questo caso il guacamole, diciamo, e quindi lo avevo e l'ho consumato un pochino per andare a pulire il tagliere. o altrimenti con lo spruzzino di aceto e alcol. Io mi ci trovo bene, assolutamente non prende odori e quindi mi trovo benissimo. A volte lo lavo direttamente con il detersivo, lo metto nel lavello e lo lavo. Quindi questi sono i metodi che utilizzo per lavarlo. E noi siamo pronti per la cenetta. Ho utilizzato in questo caso le tovagliette senza tovaglia perché me ne sporcano una al giorno, anzi una al pranzo e una alla cena, e quindi preferisco tovagliette. Ciao, fai? Il dolce non deve fare. Ecco, piazzo, non piazzo, grosso, con le padre, le figlie dello Spirito Santo, amen. Viene divina volontà a mangiare nel nostro mangiare e nutrici con il tuo cibo. Grazie Gesù per questo cibo che ci hai donato. Donaci salute, pace, amore e serenità. Liberaci da ogni male, liberaci da questa pandemia e aiuta tutte le persone che soffrono. Amen. Buon appetito! Buon appetito! Chiamato nonna tata. Non c'è capo così lento. Te volevamo. Oh tata no. So tata no. Tu inizi a mangiare? E dai! Perché tu dai il coltello tuo? No, questo è il tuo. No, mio no, questo no. No, non lo toccare con le mani che tu non sozza. Questo no, no. No. Com'è l'insalata? Buona. Ma devi mangiare tutto. E vabbè, adesso classiche pulizie dopo cena. Certamente non andrò a smontare la cucina, però anche dopo cena, anche se siamo stanchi, comunque bisogna lasciarle in ordine per non avere poi la mattina il mal di testa quando si entra in cucina e trovare appunto la cucina tutta in disordine, magari con piatti da mettere in lavastoviglie oppure da lavare, magari un tavolo con sopra ancora cosine da posare. Io vi consiglio sempre la sera di mettere la cucina in ordine, in modo tale che la mattina quando vi svegliate e entrate in questa stanza siete molto più tranquille e non vi innervosite già mentalmente a prima mattina. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Without you. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Dolce pronto, ho messo anche sopra lo zucchero a velo, semplicissimo ma come sempre buonissimo. Il lavello, ragazzi, lo vado a pulire con l'aceto, mi trovo strabene, lo sapete, io amo l'aceto, lo metto dappertutto, mio marito proprio non la sopporta la puzza dell'aceto, però ce frega, tanto non c'è sta, quindi aceto veramente a go-go dappertutto. Perché sì, viene tutto bello lucido, senza macchie, no vabbè, io lo amo, I love proprio aceto. Searching something that ain't lost. Have we gotten our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken. Carote? No. Uva. No. E che c'hai messo? Zucca. Ma non si sente, vedi? Non si sente niente. Faccetti da sola. Oh, che mi ripigli a me? C'ha la pianta, dice, ma questa è bassa. Ma te hai fatto tu, eh. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's given me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. No, it won't be easy. I wanna hold her close. terminata la serata, ragazzi. Questa è stata un pochino una mia giornata un po' movimentatuccia, mentre altre volte magari è un po' più tranquilla. Fatto sta che comunque la sera dopo mangiato, dopo che ho finito di pulire la cucina, comunque non tutte le sere, non tutti i giorni sono sempre la stessa routine, faccio sempre le stesse cose. Magari ci sono sere dove mi dedico molto di meno alla pulizia della cucina, quindi una pulita veloce, dipende sempre da ciò che sporchiamo, da ciò che mangiamo. E magari ho il tempo, come vi dicevo, di mettermi 5 minuti un po' sul divano, oppure mi metto a giocare a un gioco che ho scaricato sul telefono, che devo cucinare, devo servire questi piatti, e quindi ci sto veramente tanto tempo perché proprio mi sono appassionata tantissimo. Sono arrivata al livello 100, quasi 140, e quindi mi piace veramente tanto. E poi niente, ragazzi, me ne vado a letto. Quando sono a letto mi piace tantissimo guardare i volantini, magari guardo il volantino MD, Eurospin, anche Epicasa, insomma tutti i volantini, anche se non ci vado mi piace guardarli, e quindi passo il mio tempo. Jacopo nel frattempo fa tutti i casini avanti e indietro, vabbè. E niente, ragazzi, il video è terminato. Io spero anche oggi di avervi dato un po' di motivazione per affrontare la vostra giornata, di avervi dato magari un po' di serenità, ecco. Io vi mando un bacione super super fortissimo, e come sempre, se Dio vuole, ci vediamo sabato. E voi, se siete nuovi che state guardando questo video, non dimenticate di iscrivervi prima di andare via, se non volete perdere giustamente i prossimi video. Ancora un bacione e ci vediamo sabato. Ciao!